Calcio si è concluso intorno alle 19.30, secondo test amichevole del Pescara a Palena, il test di fine ritiro. Da domani due giorni di riposo, poi si riprenderà la preparazione al Poggio. Sabato il Pescara ha battuto Delfino Curi, Pescara società di eccellenza, per 5-0, ma insomma risultato assolutamente relativo. Questi sono test che servono per crescere, per affinare intese ed automatismi. Abbiamo assemblato le immagini salienti di questa partita, soprattutto i gol che hanno caratterizzato il match. Ancora segno Cuppone Lescano, doppietta di Blanuta, ha segnato anche Amer Match. Subito Lescano che riceve da Delle Monache il suo destro, la palla sorvola e attraversa la porta difesa. Alex Calore, classe 97, anche ex portiere del Teramo. Poi Ijanes che arriva male in volée sotto misura, spreca una grande opportunità. Poi Cancellotti, il suo traversone al bacio per il colpo di testa ancora di Lescano, che sciupa una grande opportunità. Calcio d'angolo da destra di Delle Monache, il colpo di testa di Mora con la sfera che termina di un soffio al lato. Poi vediamo ancora Mora, il suo assist per Germinario, classe 2002, lo scorso anno al Chisola. La palla sorvola di poco, la traversa la porta difesa da Calore, un tiro al volo molto bello. E qui il gol di testa della Delfino Curi Pescara, che viene annullato per fuorigioco a Bocchio, classe 2000, trascorsi anche nella primavera della Fiorentina. Un bel colpo di testa, tutto vanificato dalla segnalazione del guardaline. C'è il gol di Cuppone nel finale di tempo con il destro a incrociare, nulla da fare per Calore. E poi un minuto più tardi il raddoppio di Lescano, il controllo, il suo destro, bella la coordinazione di Lescano, nulla da fare per Calore. Dunque finale di frazione 2-0 per i biancazzurri in apertura di secondo tempo. C'è il tris firmato da Amer Match, solita girandola di sostituzioni. C'è stata la spizzata sul corner di Chiarella di Pellacani, acquisito a titolo definitivo dalla Virtus Verona. Questo è il primo dei due gol personali di Blanuta, che riceve da Daloia, tutto solo, controlla e fa fuori il portiere Candeloro, subentrato proprio a Calore. Poi ancora Pescara con Saccani, quindi Milani, entrambi sono entrati nella ripresa, respinta e il tapin rapinoso, il guizzo di rapina ancora una volta di Blanuta. Per quanto riguarda il mercato, sempre viva la pista Maiorino, però attenzione, al Pescara piace Curcio, il giocatore del Foggia, classe 90, è ancora legato al club Dauno, al club rossonero pugliese, sino al 30 giugno 2023, 15 gol quest'anno, Coppa Italia compresa e playoff, l'anno scorso 14, dunque in due stagioni per il 32enne trequartista del Foggia, ben 29 gol.